Eccolo qua. Beh, ovviamente chiederei ai rappresentanti, a chi deve insomma parlare, di venire sul palco. Giorgio Zampetti, direttore generale di Lega Ambiente, Franco Ferroni, responsabile agricoltura WWF Italia, Patrizia Gentilini, ISD, dei Medici per l'Ambiente, Maria Grazia Mammuccini, Federbio e Stefano Masini, Col Diretti. Allora, io cerco di mantenere la stessa impostazione di chi ha diretto la tavola rotonda di prima, e guardate se c'è anche poi, ovviamente se dovete interagire con chi ha parlato prima, io sono anche disponibile, ci mancherebbe altro, lasciare anche qualche minuto in più, basta che finiamo ovviamente in tempi ragionevoli, e soprattutto che insomma, se rimaniamo per pochi intimi, va bene, però ci facciamo insomma le nostre considerazioni. Quindi anche qui io vi darei più o meno lo stesso tempo, se riusciamo a stare insomma in un'oretta, in un giro di 7-8 minuti nel primo giro, a tutti quanti, e poi ovviamente la possibilità di fare un minuto di, come prima, insomma, né più e né meno. Quindi io vado in ordine di locandina, diciamo, e quindi partiamo subito da Giorgio Zampetti, che è il direttore generale di Lega Ambiente. Gli erano state mandate delle suggestioni, credo poi anche dal coordinatore, da Luca Marchesi, però ovviamente libero di manifestare le opinioni dell'associazione, e anche eventualmente se c'è qualche proposta, che è sempre molto ben accetta. Prego Zampetti. Sì, grazie Alessandro Bratti, grazie dell'invito oggi alla presentazione di questo rapporto, veramente molto interessante. Cerco di andare veramente per punti, per essere veloce. Diciamo, questo rapporto è molto interessante, prima di arrivare alla questione, diciamo, al cuore, insomma, quello dei pesticidi, soprattutto perché dà un quadro su un tema che mi appassiona molto, anche quello delle acque e delle risorse idriche, che va a completare quelli che sono i dati che noi abbiamo di solito. Oggi sulle risorse idriche si lavora molto sulla 2060, sugli obiettivi di qualità, si lavora molto su quelli che sono gli inquinanti, i macro descrittori, i macro inquinanti, mentre invece a mio avviso bisogna fare un lavoro molto molto più incisivo, anche più completo, anche rispondendo alle nuove direttive europee su quelle che sono le sostanze prioritarie e le sostanze emergenti. Allora, sicuramente questo dossier, questo rapporto, diciamo, va in quella direzione, e c'è un dato che il dottor Paris sottolineava, che mi ha colpito molto, no? Di come sia aumentato del 20% il numero di punti, diciamo, no, nelle acque superficiali rispetto alle edizioni precedenti, che sono risultati con presenza di pesticidi al loro interno, e appunto spiegava questo dato come il fatto che è l'aumento dei controlli che causava anche questo incremento. Ecco, io penso che questo dato sottolinei quanto sia importante oggi investire ancora di più sui controlli, aumentando i parametri e cercando di dare attuazione a quella che poi è la legge sul Servizio Nazionale di Protezione Ambientale, per cui la legge che prevedeva anche alcuni decreti attuativi, fra cui per esempio il decreto sui LEPTA, sui livelli minimi di prestazione. Ecco, quegli strumenti, diciamo, dossier come questi e questi dati dicono quanto siano urgenti, perché chiaramente se abbiamo delle regioni che hanno il doppio dei controlli rispetto ad altre, questo quadro anche per i decisori politici sarà sempre un po' confuso, mai completo fino al 100%. E questo era il primo dato. Il secondo dato che volevo sottolineare era quello di un terzo delle acque sotterranee che sono state monitorate e che sono risultate inquinate. Questo ci dice due cose, a mio avviso. Uno, quanto sia ormai diffuso nell'ambiente, non soltanto le acque superficiali. Quando iniziamo a toccare le acque sotterranee diventa tutto più difficile, sia per intervenire sia per gli usi che se ne fanno, per cui la situazione sicuramente è molto più complicata. E l'altro dato è che in queste acque troviamo ancora inquinanti e sostanze che sono messe al bando da qualche decina di anni, e quindi anche un inquinamento persistente. Allora, questo monitoraggio è molto utile, ci serve per avere il quadro, ma chiaramente quando noi andiamo a trovare queste sostanze nelle acque è troppo tardi. O meglio, si può intervenire, ma sicuramente, diciamo, stiamo intervenendo post, in emergenza. Allora arrivo al secondo punto, che è quello della prevenzione. Questi numeri ci obbligano a ragionare in maniera forte sul tema della prevenzione, e su questo abbiamo due strade. Poi insomma sicuramente chi interverrà dopo di me interverrà anche in maniera molto più specifica su questo. Da una parte
quello di capire come oggi le stesse pratiche agricole, diciamo il modello agricolo da incentivare, da promuovere, verso cui andare, sicuramente è un modello agricolo diverso e che deve cambiare anche rispetto a questi scenari. Insomma, questo no, a parte noi ambientalisti ce lo dicono le direttive, ce lo dicono i limiti che stanno arrivando, diciamo per forza di cose su alcune cose o si cambia oppure fra un po' ci si troverà in forte difficoltà tra il rispetto dei limiti normativi e quelle che sono alcune situazioni, alcune pratiche agricole. Quindi su questo bisogna lavorare. Per lavorare su questo chiaramente è giusto anche il ragionamento sulla competitività che faceva prima il direttore Blasi, chiaramente bisogna lavorare con da una parte promuovendo e dando forza a quelle pratiche che già oggi esistono, no? di agricoltura che cerca di fare a meno e che riesce a fare a meno anche di queste sostanze. Dall'altra bisogna lavorare con gli strumenti comunitari, penso alla PAC, penso al tema dei PSR, penso ai fondi che oggi ci sono, che servono diciamo in questo momento per andare verso quella direzione. Allora su questo noi abbiamo insistito molto anche come Lega Ambiente, perché chiaramente finché vediamo che il pilastro, che è quello che serve a indirizzare le politiche future di una nuova agricoltura, viene indebolito rispetto a quello sulle politiche conservative, chiaramente anche per noi questo diciamo è fortemente incisivo e penso che questo dossier oggi ce lo dica in maniera molto chiara. Sulla prevenzione, sempre per andare veloce e cercare di stare nei 6-7 minuti, l'altro tema è quello di come oggi si utilizzano i pesticidi, quindi da una parte essere ancora più stringenti sulle regole, sui momenti in cui si applicano, sull'informazione, sull'informazione delle persone che vivono intorno anche ai campi mentre si utilizzano, perché insomma non dimentichiamo, oggi parliamo delle acque, ma poi ci sono tanti altri fattori come la dispersione in atmosfera o tanti altri comportamenti che oggi richiedono dei controlli e dei regolamenti molto stringenti. L'altro aspetto è di iniziare a eliminarli, cioè, per esempio facciamo un altro lavoro che ha fatto ISPRA su siti Natura 2000 e sulle aree protette e sui pesticidi, diciamo ci sono alcune zone in cui forse diciamo, siamo anche arrivati al momento in cui si possono iniziare ad adottare pratiche molto più coraggiose o alcune sostanze, pensiamo al glifosato che forse diciamo, sono arrivate anche queste a poter essere messe al bando, per cui su questo è l'altro strumento di prevenzione forte che serve. E l'ultimo punto che l'avevo messo qui è quello che su questo forse è già emerso anche nel dibattito precedente, serve poi un coordinamento. Oggi c'è il Ministero delle Politiche Agricole, c'è il Ministero dell'Ambiente, c'è il Ministero della Salute, c'è ISPRA. Allora io penso che questo coordinamento ci sono le ARPA, sia fondamentale, cioè dal dato ai controlli alla decisione politica. E alcuni strumenti ci sono, c'è il piano di azione nazionale che dovrebbe mettere limiti più stringenti con degli obiettivi chiari e ci sono oggi appunto diciamo, come dire, la possibilità di tracciare una rotta secondo me anche in maniera abbastanza precisa nei tempi e nei modi in cui si può iniziare a ragionare su un'uscita e su un nuovo modello agricolo. Allora se noi riusciamo a tradurre questi dati con una buona azione di coordinamento in politiche sia normative ma anche e soprattutto economiche con gli strumenti che diciamo prima, secondo me diciamo, questo rapporto veramente può dare un importante segnale, oltre che sull'enorme sforzo di un sistema di controllo ambientale come quello dell'ISPRA e delle ARPE, ma soprattutto anche come un importantissimo strumento nella decisione politica su questo settore. Grazie Giorgio, anche perché sei rimasto